Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 15 marzo 2024. Mentre il pontefice esorta l'Ucraina a trovare il coraggio della bandiera bianca, per usare le sue espressioni, lo schieramento occidentale sembra dividersi in merito alla postura da adottare nei confronti del conflitto russo-ucraino. Se il presidente Emmanuel Macron giudica plausibile la prospettiva di inviare truppe della NATO in Ucraina, il cancelliere tedesco Olaf Scholz si oppone, confortato dal Bundestag, alla fornitura di Kiev dei missili Taurus, che sono stati al centro di quella clamorosa intercettazione. Il segretario della difesa statunitense Lloyd Austin, dal canto suo, sostiene che la sconfitta dell'Ucraina potrebbe preludere a un conflitto diretto tra NATO e Russia. Parallelamente, nel teatro levantino, Israele prosegue le sue operazioni militari, incurante sia della situazione catastrofica nella striscia di Gaza, sia delle pressioni internazionali a favore di una tregua. Parliamo di questi pericolosi scenari assieme a Marco Bertolini, che è un ex generale di Corpo d'Armata che ha ricoperto ruoli verticistici presso il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali, la Brigata Paracadutisti Folgore e il 9° Reggimento Incursori Colmoskin. Ha operato in numerosi teatri bellici quali Libano, Somalia, Balcani e Afghanistan. Collabora inoltre con il magazine Analisi Difesa ed è autore dei volumi Militarmente Scorretto, Sovranità, Libertà, Dignità, Riflessioni di un Soldato Italiano, scritto a quattro mani con Andrea Pannocchia e pubblicato da Eclettica nel 2020, e Guerra e Pace al tempo di Putin, Genesi del conflitto ucraino e nuovi equilibri internazionali, scritto a quattro mani con Giuseppe Ghini e pubblicato da Cantagalli nel 2022. Io, generale, la ringrazio anzitutto per la disponibilità. Grazie a lei anche per questa presentazione. Ci mancherebbe. E niente, generale, partirei dal teatro ucraino. L'hanno stupita anzitutto le uscite del Papa? Beh, in un certo senso sì, nel senso che la posizione della Chiesa è sempre stata abbastanza assumata, e in questo caso invece ha usato delle parole molto forti, ha usato un'immagine molto forte, quella della bandiera bianca. Io credo che sia stata un po' travisata questa immagine. Quello che certamente voleva dire era che di fronte a una sconfitta conclamata, a questo punto direi sul campo, il dovere di un governante è quello di pensare al bene del proprio paese, al bene del proprio popolo. È bene che non si può tenere combattendo ad oltranza contro un nemico che è chiaramente superiore, il che non vuol dire arrendersi, il che vuol dire parlare, vuol dire riconoscere quindi anche una dignità alle posizioni dell'avversario, cosa che se fosse stata fatta dall'inizio probabilmente avrebbe aiutato a trovare una soluzione già 2 anni fa, partire da questi presupposti per vedere se si poteva trovare una quadra che comporta chiaramente una cessione, una concessione nei confronti dell'avversario, ma da parte di entrambi, ma anche di salvare qualche cosa, di ottenere qualche cosa. È chiaro che ci sarà sempre chi ottiene di più, chi vince sostanzialmente, e chi non vince, chi perde. Però un conto è perdere tutto, perdere soprattutto la vita di decine di migliaia di giovani, distruzioni enormi in tutto il paese. Un conto è perdere invece qualcosa che, se all'inizio fosse stato oggetto di una trattativa, poteva essere una perdita molto relativa. Ricordiamo che all'inizio di questa guerra Putin aveva detto che l'obiettivo della Russia, oltre alla denazificazione dell'Ucraina, che è un termine abbastanza difficile da comprendere, però era quello di avere l'autonomia delle due repubbliche, avere chiaramente la sovranità sulla Crimea e avere l'Ucraina non nella NATO. Se allora si fosse discusso di questo, d'altronde era anche messo sul tavolo di Minsk, quindi non stiamo parlando di una cosa incredibile che è capitata all'improvviso, stiamo parlando di una questione che era sul tavolo negoziale da parecchio tempo. Ecco, se si fosse affrontata seriamente questa cosa, si sarebbero risparmiate le vite di probabilmente centinaia di migliaia di uomini e distruzioni enormi. Adesso l'asticella Putin l'ha alzata perché non si tratta più semplicemente di chiedere l'autonomia delle due repubbliche,
ma vuole la sovranità della Federazione Russa sulle due repubbliche, e non solo su quelle, ma anche su tutta quella fascia di territorio che riguarda, che è compresa sostanzialmente nell'oblast di Zaporizhia e anche di Kherson, e che costituisce questo ponte terrestre che dal Donbass porta fino alla Crimea. Ecco, quindi le parole del Papa in sostanza prendevano atto di una situazione sul campo che mi pare abbastanza chiaro, a tuttora è chiaro che poi sul campo le cose possono cambiare, però sostanzialmente ora ci troviamo in una condizione nella quale l'esercito di Kiev è demotivato, anche se combatte valorosamente, attenzione, perché combattono veramente in maniera molto valorosa, però hanno delle perdite enormi e si rendono conto che questi aiuti occidentali, queste armi meravigliose che dovevano salvare la situazione, non sono in grado di cambiare il risultato delle operazioni più di tanto, e poi c'è anche una stanchezza da parte della popolazione, perché ricordiamo che i soldati non sono altro che diciamo i componenti della popolazione che vengono mandati al fronte, e vediamo che vengono mandati al fronte per le spicce, insomma, in qualche maniera tanti di questi vengono mandati proprio forzatamente, quasi senza addestramento, cioè c'è una stanchezza nella società ucraina che probabilmente potrebbe giocare un ruolo anche, diciamo, nei prossimi mesi. Lei ha parlato, mi pare che sia una realtà difficile da contestare, che il verdetto del campo di battaglia sembra ormai pendere piuttosto chiaramente da una parte. Peraltro la Russia sta cominciando a raccogliere i frutti della mobilitazione, e questo non comporta soltanto un allargamento, diciamo, delle truppe, ma anche un aumento sia quantitativo che qualitativo del loro equipaggiamento, missili, carri armati, eccetera. E quindi il differenziale probabilmente sarà destinato ad aumentare nel corso, man mano che il tempo passa. Per cui, lei come legge, alla luce di tutto questo, le uscite, per esempio, di Emmanuel Macron e quella intercettazione di alcuni ufficiali della Bundeswehr e della Luftwaffe, che pianificavano sostanzialmente di cercare una via d'uscita, un escamotage per indurre il cancelliere Scholz a togliere il veto alla fornitura dei missili Taurus. Lei crede che l'Europa stia cominciando a ipotizzare un coinvolgimento maggiore rispetto a questo conflitto? Peraltro anche l'Italia ha stretto quell'accordo bilaterale con l'Ucraina dopo che l'aveva fatto la Gran Bretagna ed altri paesi. Cioè, l'Europa si sta muovendo verso questa direzione, secondo lei? Ma io temo che questi siano i risultati di una guerra anche retorica che è iniziata all'inizio, cioè dall'inizio l'Europa ha preso una posizione estremamente, estremamente dura, estremamente radicale, direi, nei confronti del conflitto, ha sposato completamente la causa di una delle due parti, cosa che non aveva mai fatto in nessun conflitto, attenzione, perché sostanzialmente l'Europa non si è mai espressa così radicalmente nei confronti di nessuno, neanche per quel che riguarda la Libia o per quel che riguarda la Siria, tanto per intenderci, non è che abbia preso delle posizioni così dure, così direi intransigenti come nel caso dell'Ucraina. Dall'inizio invece ha preso questa posizione, e in un certo senso quindi chi sosteneva all'inizio che c'era una volontà di arrivare a uno scontro risolutivo, definitivo, forse aveva ragione, probabilmente si aspettava che non fosse necessario questo per mettere la Russia in condizioni di avviarsi verso il viale del tramonto, ecco, bastava forse, pensavano, una guerra in Ucraina con un significativo aiuto nostro, anche con le sanzioni che sono scattate in una maniera veramente estremamente ferma dall'inizio. Si pensava che fosse sufficiente, in realtà non è stato sufficiente, ma l'obiettivo rimane. L'obiettivo è soprattutto da parte, questo è l'obiettivo dell'amministrazione democratica statunitense, che è stato un po' fatto proprio dalla leadership dell'Unione Europea,
Questo obiettivo rimane, per cui di fronte alla prova provata che sul campo le forze russe hanno la meglio, si è verificata una specie di crisi di nervi. Questa crisi di nervi riguarda gli Stati Uniti, che con il generale Austin, segretario alla difesa, ha detto che la NATO, in caso di vittoria da parte della Russia, interverrà in Ucraina. Austin non ha l'autorità di parlare per la NATO, però l'ha fatto, e sappiamo che gli Stati Uniti non sono nella NATO uno dei tanti alleati, sono la potenza di riferimento. L'ha fatto Macron con questa sua affermazione, e diciamo, sul fatto che non esistono linee rosse per la Francia, quindi la possibilità di schierare militari francesi in Ucraina. Io credo che lui poi ha cercato un po' di correggere, parli essenzialmente non tanto di truppe quanto di specialisti, però resta il fatto che sarebbe un coinvolgimento diretto importante. E poi c'è la faccenda diciamo dei tedeschi con Scholz che diciamo rifiuta l'idea di Macron, dicendo appunto che non vuole fare come inglesi, britannici e francesi, che sarebbero già presenti, secondo lui, appunto con specialisti nel paese, e che quindi la Germania non deve fornire i Taurus, perché altrimenti sarebbe costretta a schierare anche lei degli uomini, e non lo vuol fare. Smentito però dal suo capo di stato maggiore dell'aeronautica, che in una intercettazione, parlando con altri ufficiali della forza aerea tedesca, parlava del possibile impiego dei Taurus contro il ponte di Kerch. Ecco, appunto, una crisi di nervi, perché tutto quello che si ipotizzava all'inizio di questo scontro, vale a dire il default della Russia, un regime change, perché la popolazione non ne poteva più di questa situazione, la sconfitta sul campo, perché loro combattono con le pale e noi invece abbiamo le nostre bellurie tecnologiche. Ecco, tutte queste cose sono cadute. La popolazione russa, adesso lo vedremo alle elezioni, che è già stato detto che non verranno riconosciute da parte di qualcuno, ci saranno le elezioni, ma che l'opinione pubblica russa sia sostanzialmente a fianco col presidente Putin mi sembra abbastanza acclarato. E poi c'è stata questa politicamente scorrettissima tenuta del PIL russo, che avrebbe dovuto andare a valori negativi nel giro di pochi mesi, invece dopo due anni aumenta del 3,5%, credo, mentre i paesi europei arrancano. Ecco, una crisi di nervi che ha portato a dire ad alta voce quello che alcuni pensano. E speriamo che non lo attuino, perché in questo caso saremmo noi in ballo, non sarebbero gli Stati Uniti, saremmo noi, perché si parlerebbe di una guerra sul territorio europeo. È l'illusione che il tutto si possa esaurire nel sacrificare ancora di più l'Ucraina, e magari nel mandare in Ucraina qualcuno dei nostri professionisti a lasciarci le penne, tanto sono professionisti, si dice, sono pagati per questo. È un ragionamento molto cinico e molto squallido. Ecco, questa illusione credo che non debba essere coltivata. Sarebbe una cosa che ci riguarderebbe tutti, riguarderebbe le generazioni che ci seguono. Quindi, insomma, è una cosa un po'. Già. Il punto è questo, dal mio punto di vista, cioè evidentemente cercano di salvare il salvabile anche attraverso un rilancio, magari cercando comunque di tenere viva questa partita, perché evidentemente nessuno nello schieramento occidentale è disposto a riconoscere che i calcoli erano sbagliati e che sostanzialmente i risultati che ci si era proposti di ottenere non sono conseguibili. Perché evidentemente, perché a suo parere cercano in ogni modo di evitare di riconoscere di aver sbagliato? Ma
crollerebbe l'impalcatura, direi ideologica, sulla quale si regge il predominio occidentale e il predominio dell'anglosfera, diciamo, nei confronti del mondo, nei confronti di tutti. Gli Stati Uniti, nonostante tutto quello che hanno detto, non hanno vinto tutte le guerre, hanno vinto la seconda guerra mondiale, ma hanno perso la guerra in Vietnam. Non è stata una vittoria la guerra in Afghanistan. Dopo 20 anni il modello occidentale non è stato impiantato in Afghanistan e i talebani, che erano cattivi, sono tornati al potere. Non si è imposto in Somalia con l'operazione di 30 anni fa, diciamo che in fin dei conti era diretta dagli Stati Uniti. Però sono sempre riusciti a mascherare questa cosa in qualche maniera. Ammettere di non essere in grado di avere la meglio di un paese che, in fin dei conti, da un punto di vista economico, non è neppur paragonabile con gli Stati Uniti, anzi, non è paragonabile al limite con tanti altri stati europei, è veramente inaccettabile. Ne crollerebbe, diciamo, la credibilità del sistema occidentale. Quindi il sistema occidentale si basa anche su quella che è l'immagine che riesce a proiettare di se stesso all'estero. Lo vediamo, guardi, anche noi italiani, per fare un esempio sciocco che però è significativo: quanti ragazzi, quanti bambini, chi è stato un po' in giro nel Medio Oriente, nei paesi arabi e così via, quanti bambini vede con la maglietta del Milan o della Ferrari? Perché? Perché c'è un grande desiderio di Occidente da parte del cosiddetto terzo mondo, da parte dell'Oriente in generale. Questa voglia di Occidente sta diminuendo da un punto di vista economico, con la nascita di nuovi conglomerati economici come i BRICS, tanto per intenderci, e sta venendo meno anche con una maggiore resistenza ad accettare tutto quello che viene da noi. Ecco, è per questo che non può semplicemente l'Occidente dire: vabbè, ci siamo sbagliati, sei più forte tu. Tra l'altro, sono stati fatti dei passi estremamente duri per tagliare i ponti dietro le spalle a noi in questa direzione. È stato emesso un mandato di cattura per Vladimir Putin da parte del Tribunale internazionale. Stesso discorso adesso fare per il comandante dell'aeronautica e della marina per crimini di guerra. È chiaro che, di fronte a una prospettiva del genere, come si fa a negoziare? Come si fa ad arrivare alla pace? Arrivare alla pace vuol dire poi arrivare a un punto nel quale ci si siederà attorno a un tavolo, si elaborerà un documento accettabile da tutti e qualcuno ci dovrà mettere la firma. Ma pensiamo veramente che si possa arrivare a questo con delle premesse del genere? Quindi la guerra purtroppo è destinata, per questi motivi, ad andare avanti senza la soluzione la troverà il campo. Ecco, questa è la brutta prospettiva. La troverà il campo, magari aiutato, potrebbe essere, dalla crisi di uno dei due fronti interni. Il fronte interno ucraino è in crisi, non è in crisi il fronte interno russo, però anche la Russia ha i suoi problemi, perché attenzione, la Russia adesso ha visto la NATO espandersi anche nel Mar Baltico con la Svezia e la Finlandia, e questo proporrebbe nel Baltico la stessa situazione critica che c'è nel Mar Nero, anzi forse ancora maggiore, perché la flotta di Kaliningrad, sostanzialmente, che è una delle cinque flotte
russe sarebbe incapsulata completamente all'interno di un mare NATO, e poi c'è il problema di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Medio Oriente, quell'allargamento che non è riuscito a Zelensky in Ucraina, allargamento che sta cercando anche adesso con queste attività di questa legione russa che sta combattendo nell'oblast di Belgorod, pare, cerca di superare il confine e così via. Questo allargamento che non c'è stato, però potrebbe avvenire in Medio Oriente, e in Medio Oriente sarebbe un allargamento che coinvolgerebbe la Russia e le porrebbe dei grossi problemi, perché alimentare due fronti così diversi e così difficili sarebbe veramente pericoloso. Quindi ecco, la Russia sicuramente in condizioni di vantaggio, di vincere in Ucraina, però il contesto generale rimane comunque sia problematico per tutti, ma anche per la Russia. Io mi viene da pensare, giustamente, sono perfettamente d'accordo, cioè se le premesse sono queste, sarà il campo a definire come andranno le cose, e questo probabilmente vedrà la Russia continuare nel progetto di demolizione controllata, chiamiamola così, dello Stato ucraino, perché se quel suolo non deve entrare a far parte della NATO, l'unico modo per così dire metterlo in condizione di non nuocere, distruggere quanto renderlo una landa desolata il più possibile, e se questo è lo scenario che c'è davanti a noi, non c'è da stare molto allegri. Non so lei come la vede. Beh, io non credo che un nuovo Holodomor sia nelle corde russe sostanzialmente, anzi, se sentiamo anche i toni che ha utilizzato Putin nei suoi più recenti interventi, non ha mai usato toni ultimativi nei confronti dell'Ucraina e così via, anche perché teniamoci, le due popolazioni sono decisamente intrecciate. È vero che adesso sono fatte molto male, però ci sono delle cose in comune non indifferenti, se è vero, come pare sia vero, che addirittura il generale Sirski abbia i parenti in Russia, quindi è una cosa abbastanza paradossale, no? Vivono in Russia, non credo che vivano in un gulag i parenti, i genitori del generale in capo delle forze armate ucraine. Però sì, è vero quello che dice lei, è chiaro che si farà di tutto, credo la Russia farà di tutto per cercare di avere un risultato positivo in Ucraina. La cosa più semplice sarebbe appunto di avere un Maidan al contrario, con l'affermazione di una leadership diciamo diversa da quella di Zelensky, favorevole alla Russia. Credo che questa cosa sia stata anche messa in conto da parte dell'Occidente col fatto che Zaluzny sia stato spedito a Londra a fare l'ambasciatore dell'Ucraina a Londra. Questo potrebbe essere una mossa per dire: va bene, visto che è considerato che tu hai un credito nei confronti dell'opinione pubblica ucraina, un ascendente superiore a quello di Zelensky, perché questa è la realtà, noi ti tiriamo fuori dal territorio, e in caso ci sia un problema interno all'Ucraina, chissà, potresti essere la carta nella manica con la quale faccio per dire un governo in esilio e così via, che terrebbe accesa una guerra magari che potrebbe congelarsi per un po', però sostanzialmente ci sarebbe, è già successo, intendiamoci, parliamo di cose che sono già successe in precedenza. Ecco, questa è un po' la situazione, secondo me. Sì. Passerei al quadro medio orientale. Noi abbiamo visto, per esempio, nel dicembre del 2023, intorno al 10 di dicembre, l'ex capo di Stato Maggiore delle forze armate israeliane, attuale ministro della difesa, Yoav Gallant, che aveva dichiarato che Hamas era sull'orlo del collasso, 10-12 dicembre. Sono passati 3 mesi abbondanti e Hamas non è sull'orlo del collasso. E soprattutto anche quello che emerge da alcune inchieste giornalistiche condotte da alcuni quotidiani israeliani, Israele avrebbe subito
perdite piuttosto rilevanti, soprattutto per quanto riguarda i mutilati e i feriti che non sono in grado di essere rimessi sul campo di battaglia. Gli obiettivi che Netanyahu si è dato, cioè eradicare Hamas, secondo lei sono raggiungibili per Israele? Ma Hamas non è una forza legata al territorio, è una forza legata alla popolazione. Quindi non è che, voglio dire, bonificando il territorio di Gaza si risolve il problema, Israele può illudersi di risolvere il problema, anzi probabilmente lo amplificherà, perché soprattutto con le perdite che sono state inflitte alla popolazione israeliana, perché non mi si verrà a dire che 30.000 morti sono 30.000 miliziani di Hamas, insomma, è chiaro che lo sappiamo, ci sono minori, donne, vecchi, quindi oltre chiaramente anche a un certo numero di questi miliziani. Quindi sostanzialmente Non credo che si possa venire a capo della situazione in questa maniera. Israele ha avuto delle perdite, ha trovato lungo sicuramente, era una operazione difficile quella che si riprometteva di liberare gli ostaggi con un'operazione di forza convenzionale in un abitato, cosa impossibile perché gli ostaggi sono tanti, non sono due o tre quindi concentrati in una zona, ma erano o sono disseminati in tutto il territorio, e un'operazione convenzionale non è in grado di liberarli. Io temo che forse siano stati in un certo senso la loro perdita sia stata messa in conto, tanto poi la si metterà a carico di Hamas, e chi si è visto si è visto. Però il tentativo di Israele era quello di dire: va bene, intanto libero una parte di territorio che considero una spina nel fianco, do una botta forte a questa organizzazione, rendendola inerte, non più pericolosa. Però appunto ha trovato lungo, perché si è trovato a operare negli abitati, e negli abitati, anche se gli abitati vengono distrutti come vengono distrutti da Israele, abbiamo visto che non solo con i bombardamenti, poi vengono distrutte anche le abitazioni con opere di demolizione, demolizioni del genere. Quindi se queste operazioni prevedono anche la distruzione degli abitati, questo non toglie che gli abitati rappresentino sempre un ostacolo impeditivo molto importante. Con il bombardamento della Bastiglia di Monte Cassino da parte degli alleati, gli alleati forse pensavano di eliminare un punto forte nel quale i tedeschi si potevano ancorare, invece niente, i tedeschi si sono allontanati dalla Bastiglia dopo aver consegnato le biblioteche, i manoscritti della Bastiglia in Vaticano. La Bastiglia è stata distrutta perché loro sono tornati sulle rovine della Bastiglia e hanno continuato la resistenza per qualche mese, adesso non ricordo con precisione, però è stata una... Perché? Perché comunque sia le rovine sono un ostacolo impeditivo notevole che avvantaggia la difesa. E anche a Gaza, chiaramente, chi si difende in un territorio anche distrutto come quello di Gaza, soprattutto se predisposto con questi tunnel che consentono il movimento delle forze da una parte e dall'altra, ha dei vantaggi non indifferenti. Ecco, forse questo non è stato calcolato correttamente da Israele. Sarebbe il secondo grosso errore che ha fatto Israele nel non prevedere l'attacco del 7 ottobre, anche se sappiamo che pare ci siano state delle avvisaglie che però non hanno colto, delle avvisaglie e degli avvisi che però non hanno colto e non hanno ascoltato. E questo sarebbe il secondo errore. Pensavano di fare una passeggiata proprio per il fatto che loro sono sostanzialmente un esercito occidentale, di taglio occidentale, quindi con tutte le bellurie tecnologiche delle quali dispongono i nostri eserciti, però non hanno considerato che anche il carro Merkava, che è un ottimo carro da combattimento, se si muove nelle rovine ci si può
nascondere un miliziano di Hamas con un'arma contro carro, il Merkava si ferma. Ecco, questa è la sostanza. Adesso sono arrivati al termine, diciamo, alla parte meridionale, a Khan Yunis, quindi la parte meridionale di questo tubetto di dentifricio rivolto verso il basso. Hanno cominciato a schiacciarlo dall'alto per far uscire il contenuto da Rafah l'hanno chiusa. Adesso sono tutti quanti ammassati a Khan Yunis, pronti, diciamo, nella parte meridionale. Però anche qua, ecco, anche in questo caso c'è una specie di crisi di nervi, perché i risultati non sono apprezzabili. Ci sono ancora molti ostaggi nelle mani di Hamas. Hamas ha consegnato all'Egitto una bozza di accordo, diciamo, non discutibile da parte sua, almeno nelle intenzioni, che prevede una tregua, che prevede il rilascio di un certo numero di prigionieri dalle carceri israeliane, in cambio di, appunto, del rilascio degli ostaggi, anzi prima della comunicazione di quali ostaggi sono vivi e poi del successivo rilascio. Però non pare che ci sia diciamo, la disponibilità da entrambi di mercanteggiare troppo su queste cose. Invece anche in questo caso, un po' come in Ucraina, la trattativa è indispensabile se si vogliono salvare gli ostaggi. La trattativa è indispensabile, altrimenti ci sono poche speranze. D'altro canto è interessante, perché vediamo che sembra che le guerre di oggi siano guerre di logoramento un po', no? Di guerre di attrito, e questa secondo me non fa molta differenza, perché non coinvolge soltanto Hamas, coinvolge tutto il cosiddetto asse della resistenza, per cui ci sono gli Houthi a sud che hanno, con le loro operazioni, hanno messo in crisi per esempio il traffico verso il porto di Eilat, che fondamentalmente bloccato. A nord Hezbollah colpisce, ha creato, si potrebbe dire che ha creato una fascia di sicurezza all'interno di Israele, perché ha costretto il governo israeliano a rimuovere, a ricollocare tutta la popolazione civile che popolava quella zona, che è piuttosto abitata, insomma. Questo ha un costo economico notevole che va a sommarsi a quelli di guerra, eccetera. E soprattutto lei in Libano c'è stato. Hezbollah credo che abbia, questo emerge un po' da tutte le stime, nel corso degli anni abbia messo insieme una forza combattente di tutto rispetto, dotata di un arsenale missilistico che si compone di 150.000-200.000 missili. Sarebbe un salto di scala per Israele fronteggiare una forza di questo genere. Insomma, lei per Israele intravede dei rischi anche da un punto di vista militare e politico? Sì, ci sono, i rischi di carattere militare ci sono, li vedrei però come conseguenza dei rischi di carattere politico. C'è una crescente insoddisfazione nei confronti di Netanyahu, anche da parte dell'amministrazione americana. Abbiamo visto che hanno ricevuto Gantz, speravano di avere in Gantz un interlocutore un po' più morbido, in realtà Gantz ha confermato che mantiene le stesse posizioni di Netanyahu. Resta però il fatto che da parte degli Stati Uniti c'è una insoddisfazione degli Stati Uniti democratici, quindi Biden, una insoddisfazione nei confronti di Netanyahu, che nella sua condotta non tiene conto delle esigenze degli Stati Uniti, che si stanno avviando verso le elezioni, una campagna elettorale, e andarci con un alleato che provoca decine di migliaia di morti per la popolazione civile palestinese, chiaramente è una cosa pericolosa. L'opinione pubblica araba negli Stati Uniti si è già mobilitata da questo punto di vista e ha creato anche dei problemi durante le primarie del Partito Democratico. Quindi in effetti c'è questa situazione. Da questa situazione potrebbero derivare anche dei problemi di carattere militare. Su questo entriamo magari un po'. I problemi di carattere militare, è vero,
diciamo, della minaccia degli Houthi. Gli Houthi sono una minaccia, ma più che una minaccia per Israele, sono una minaccia per il sistema in generale. Gli Houthi hanno già ottenuto il loro risultato, sia che lancino missili che non li lancino, hanno ottenuto un risultato enorme, rendendo il transito per il Mar Rosso più pericoloso, quindi imponendo alle compagnie di affrontare spese per le assicurazioni decisamente superiori a quelle di prima, oppure fare il giro dell'Africa per arrivare a destinazione. Quindi un risultato l'hanno già ottenuto. Però hanno ottenuto anche un risultato importante, hanno colpito delle navi e non si limitano a prendersela col naviglio mercantile che bene o male è inerte, inerme, non può difendersi, ma vanno a cercarsi delle grane anche col naviglio da guerra che è presente. Siamo presenti anche noi, non siamo presenti soltanto, diciamo, con una funzione difensiva, quindi non per difendere le navi militari, perché si difende meglio stando nei porti in Italia, ma per difendere il traffico mercantile che transita nell'area. Abbiamo già visto che c'è stato qualche intervento, ma la nostra missione non è la missione invece degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, che invece intervengono anche direttamente sullo Yemen. Intervengono direttamente con degli interventi, diciamo, missilistici e artiglieria, però lo Yemen continua. Gli Houthi, la parte di Yemen controllata dagli Houthi continua a creare dei problemi. Anche su questo si potrebbe cercare di approfondire come mai gli Houthi si sono andati a cercare delle grane. Però poi c'è il discorso di Hezbollah. Hezbollah è una forza militare, sociale e politica importantissima in Libano. Sono sciiti, anzi sono i veri sciiti, perché gli sciiti iraniani erano sunniti, si sono poi convertiti alla scia, ma erano sunniti. I veri sciiti sono proprio quelli del Libano. Ma a parte questo aspetto di carattere religioso, Hezbollah è una forza militare importante, è una forza militare importante perché alle spalle, certo, ha l'Iran che lo arma, ma anche perché, diciamo, è retta da un personaggio, Nasrallah, che è un capo carismatico, politico, molto importante, ed è rappresentata nel Parlamento libanese, nella cosiddetta coalizione dell'8 marzo. Sono due le coalizioni che si combattono in Libano, l'8 marzo e il 14 marzo. Gli sciiti sono nell'8 marzo, assieme ai cristiani che fanno capo al generale Aoun, all'ex presidente Aoun. Altri cristiani sono invece nella coalizione del 14 marzo con il generale Jaja. Ecco, ci sono i cristiani che sono divisi, invece gli sciiti non lo sono. Ma a parte questo, sono poi forti da un punto di vista militare e sono radicati nel territorio, dove soprattutto nella fascia meridionale, proprio la fascia che confina con il Libano, ed è per questo, è con Israele, ed è per questo che chiaramente ci sono frequentemente degli scambi con Israele, e poi anche lungo la valle della Bekaa, ma anche a Beirut. Comunque sostanzialmente nella parte meridionale del Libano e nella valle della Bekaa. L'altro giorno è intervenuta l'aeronautica israeliana anche nella valle della Bekaa, ha bombardato, ha ucciso dei miliziani di Hezbollah. Hezbollah è impegnata nella guerra in Siria dall'inizio della guerra in Siria a fianco di Assad, ed Hezbollah, ripeto, la sua forza militare ha consentito, ad esempio, nel 2006 di fermare Israele quando c'è stata l'operazione di Israele, l'invasione. È stato fermato da Hezbollah. Quindi gli israeliani fanno attenzione a cercarsi dei problemi con Hezbollah, anche se l'attività israeliana nel confine settentrionale di Israele, quindi con il Libano, è aumentata con
con le operazioni a Gaza. Stranamente sono aumentate le operazioni a Gaza e sono aumentate le operazioni contro Hezbollah e anche gli interventi in Siria. In Siria Israele è sempre intervenuta, direi periodicamente, regolarmente contro gli iraniani. Però insomma, contro gli iraniani o siriani resta il fatto che in effetti sono interventi che hanno fatto male e hanno creato dei problemi ai siriani non indifferenti, siriani che tra l'altro sono impegnati, come sappiamo, contro l'ISIS e contro Hayat al-Sham, che sarebbe la branca siriana di Al-Qaeda. Quindi, ecco, questa è la situazione. Quindi c'è la possibilità che succedano altri problemi? Certo, c'è la possibilità che succedano altri problemi. Credo che gli israeliani confidino molto sul supporto americano per fronteggiare questi problemi, però il supporto americano, appunto, ora come ora non è sicuro, proprio per questo clima di sospetto che c'è da parte di Biden nei confronti di Netanyahu. Biden ha la disperata ricerca di un'alternativa a Netanyahu, ma questa ancora, appunto, non si manifesta. Perfetto, generale, io la ringrazio molto, la richiamerò indubbiamente se avrà intenzione di tornare a scambiare delle idee con me, e con questo colgo l'occasione per augurare a tutti buona serata. Grazie, arrivederla di nuovo. Grazie.